Pace e bene a tutti. Iniziamo questo nuovo mese di luglio con tante speranze fiduciosi nella bontà del Padre Celeste e della Vergine Santissima, la Madonna. Ascoltiamo quanto il Signore ci dona per nutrire il nostro cuore. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». È bastato lo sguardo di Gesù e una sua parola e la vita di Matteo, il pubblicano, è radicalmente cambiata. Quando Gesù entra nella nostra vita, la sconvolge, la sommuove tutta. E Matteo non ha avuto paura a far entrare Gesù nella sua vita e a seguirlo. Ha imparato che cosa significa la misericordia e non il sacrificio. Ha capito sulla sua pelle cosa significa opportunità di cambiamento. Ha imparato ad amare senza paura. Ora tocca a noi imparare e insegnare ancora che cosa significa la misericordia, viverla, raccontarla, come ha saputo fare Matteo nel suo Vangelo. Lasciamoci incrociare profondamente dallo sguardo di Gesù, lasciamoci travolgere dalla sua misericordia, per cogliere anche oggi la misura infinita della tenerezza di Dio. E con questo augurio vi dono la benedizione del Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata.